Comune di Modena è tentato dall'idea di definirsi Energy City perché ha in campo diversi progetti sul fronte delle energie rinnovabili. Sicuramente quella dell'auto elettrica è una prospettiva che ci interessa molto. Abbiamo recentemente inaugurato un campo fotovoltaico che ha una caratteristica particolare di essere a servizio anche dei cittadini che non possono mettersi in regola col nostro regolamento edilizio e quindi al servizio dei cittadini, e inoltre produrrà energia elettrica proprio per quelle colonnine di ricarica delle auto elettriche, una decina che saranno situate nel nostro territorio. Quindi quella sfida della mobilità più sostenibile la stiamo sostenendo sia incentivando la mobilità dolce, quindi la mobilità pedonale e ciclabile, ma anche sul fronte, diciamo, della mobilità automobilistica più sostenibile, come quella che va appunto energia elettrica. Altri sono i fronti di lavoro accomunati da un'idea che è tipicamente modenese, che è quella di collegare l'energia, la green economy, con la socialità. E quindi, ad esempio, abbiamo strutture che sono a servizio dei cittadini, come le polisportive, che riconvertiranno le energie ricavate da pannelli fotovoltaici, ad esempio, in attività sociali. La stessa cosa faremo nelle scuole. I pannelli solari fotovoltaici risparmieranno energia che le scuole investiranno in progetti educativi. Questa vuole essere la nostra caratteristica modenese: energia per socialità.